Vatolla, frazione di Perdifumo. Mi trovo qui in occasione della prima edizione del concorso di poesia e arte Ancilladei. Benvenuti alla prima edizione Ancilladei. Un po' scombussolata, ma ci siamo. In questa bellissima location che è Palazzo De Vargas. Per me è andata benissimo, anche se qualche neo purtroppo c'è sempre, essendo una prima edizione, essendo un po' anche l'inesperienza, anche questo gioca per quando si fa qualunque cosa per la prima volta, anche se io mi sono affiancata appunto con l'associazione Acipea e Lucia Gaeta è stata veramente splendida nel darmi tutto ciò che può una persona che ha già fatto altri premi da alcuni anni. Per me questo è il primo e soprattutto sono felice che sia fatto nella mia terra, nel mio paese, nel mio comune, Perdifumo. E il Cilento deve emergere, il Cilento ha delle radici profonde nel nostro cuore, nella nostra anima e noi, anche se abitiamo fuori dal Cilento, perché io non abito qua, però non vediamo l'ora sempre di ritornare. Noi siamo molto contenti come Acipea della manifestazione che abbiamo fatto in questo territorio. È un territorio ricco di storia, ricco di tradizione e innanzitutto ricco di cultura. La nostra associazione, Acipea, Associazione Italiana Poeti ed Artisti, ha lo scopo praticamente di divulgare tutto quello che è la cultura, dalla poesia all'arte in generale. E cerchiamo luoghi dove la semplicità è ancora emergente, per cui cerchiamo di fare delle cose per fare in modo che il cammino dell'uomo sia ancora maggiormente visibile rispetto a quella che è stata la storia, la tradizione di quello che è il presente e il futuro. Un ringraziamento particolare innanzitutto alle due organizzatrici, due poetesse, due divulgatrici culturali, Anna Maria Cappuccio e Lucia Gaeta, che hanno lavorato in un itinerario di ricerca importante sulla poesia. Hanno creato questo evento culturale con un concorso di poesie importantissimo, poesie che sono raccolte in un'antologia già stampata peraltro da un editore locale e abbiamo premiato insieme a loro, attraverso una votazione, una giuria di esperti con una giuria popolare, poesie di grande vocazione simbolica, di grande suggestione, poesie dialettali, poesie che parlano di naufragi, poesie che parlano di violenza sulle donne, poesie che parlano di maternità, di sentimenti, di amore, di tenerezza, ma anche poesie di grande impegno civile ed etico. Diciamo che è stata una bellissima serata in una splendida cornice in questo palazzo signorile antichissimo dove ha soggiornato addirittura anche Gian Battista Vico. La serata è stata davvero molto molto suggestiva e il compito che ho dovuto assolvere è stato insomma abbastanza delicato in quanto tutti i componimenti erano davvero meravigliosi, quindi è stato difficile stabilire con metro di giudizio insomma quali erano le poesie che più erano meritevoli e quelle che erano meno meritevoli, insomma, ma a mio avviso erano tutte quante veramente molto molto belle.